Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Renzi, missione compiuta, Italia fuori da sabbie mobili. Mosca, avviati raid contro ISIS in Siria. Ventimiglia, sgomberata tendopoli autogestita da migranti. Per la prima fase del lavoro del governo, quella di portare l'Italia fuori dalle sabbie mobili, possiamo dire missione compiuta. Lo ha detto il premier Matteo Renzi, ricordando che per il primo anno e mezzo di governo la priorità è stata il salvataggio dell'industria manufatturiera italiana. Renzi respinge le critiche sulla sanità, non stiamo tagliando, ha affermato, ribadendo poi che la tassa sulla prima casa sarà tolta per tutti e per sempre. Il Ministero della Difesa russo ha confermato di aver avviato raid aerei contro le postazioni dello Stato Islamico nella Siria occidentale, nei pressi di Homs. L'avvio delle operazioni era già stato rivelato da fonti dell'amministrazione americana, qualche ora dopo il voto del Parlamento di Mosca, con cui ha autorizzato all'unanimità la richiesta del Cremlino di impiegare le forze armate in Siria per combattere il terrorismo, su richiesta del presidente siriano Bashar al-Assad. Sgomberata da polizia e carabinieri, la tendopoli occupata per protesta da mesi da migranti e attivisti nei centri sociali al confine tra l'Italia e la Francia, a Ventimiglia. Non ci sono stati episodi di resistenza o violenza. Una cinquantina tra migranti e attivisti, soprattutto francesi, si sono comunque nuovamente rifugiati sugli scogli, controllati dagli agenti. Ha ucciso la compagna e poi si è sparato un colpo di pistola al torace. È successo davanti a una scuola ad Albano, in provincia di Roma. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. È un italiano l'uomo ritrovato morto, legato ad un carrello della spesa, nel Regent's Canal a Londra giovedì scorso. Si tratta di Sebastiano Magnanini, residente da qualche mese nella capitale britannica. La polizia londinese ha pochi dubbi che si tratti di omicidio. L'autopsia dovrà adesso stabilire le cause della morte. Vincenzo Nibali ha trionfato nella 95esima edizione della Tre Valli Varesine e si è aggiudicato il trittico lombardo grazie alla vittoria della Coppa Bernocchi e al secondo posto all'Agostini. Il siciliano della Stana si è imposto in solitaria precedendo il russo Sergei Firzanov e Giacomo Nizzolo.